Chiamerei qui alla Presidenza Roberto Santaniello, che deve animare la seconda sessione, che non so, con Leandro, ecco, viene Santaniello con Leandro, Santaniello sta arrivando, e abbiamo qui presente intanto il Presidente del Comitato delle Regioni, che ringraziamo di essere qui con noi. E ah, ecco, facciamo una pausa di un minuto. Il Presidente Prodi è in arrivo, che era in un altro evento istituzionale, quindi vi prego di non andarvene, se è possibile, di rimanere in sala, se è possibile. E, abbiamo una pausa tecnica di qualche minuto. Vi prego di non sgomberare la sala, non vi ho chiesto di sgomberare la sala. Eccoci. Santaniello, la sala. Capitino? Vado a prendere? Aspetta, bette. Tu ti dico a casa quelli che ruccio dolcetto, te lo voglio. Vai. Eh? Sì, siamo per cominciare. Sì. Stiamo per cominciare, scusate, vi do un attimo di respiro, però non scappate, cominciamo. Allora, ricominciamo e direi di invitare al palco il Presidente del Comitato delle Regioni, signori, stiamo aspettando i giovani, ma naturalmente voi non siete solamente giovani, siete giovanissimi, quindi va bene, va meglio così, quindi, ma per cortesia accomodatevi che ricominciamo.
Scusate, se potete accomodarvi, che così cominciamo la seconda sessione. Se è possibile interrompere le conversazioni bilaterali, if you can stop your conversations, it is possible. It is possible to stop the conversation, because we want to start the second session. The people don't listen to me. Please, 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 please. Okay, last slowly, we can stop the conversation so we can start the second session. Invito il presidente Marcura a presentarsi nel palco, anche perché così io farei cominciare lui, che il presidente non mi sta ascoltando, credo, è il presidente, is the president of the region committee, and I think I would like to start with him, because it's important to know, è molto importante conoscere questa istituzione che magari qualcuno di voi non ha bene in mente, quindi questo è molto importante, che dà voce alle comunità locali e regionali. Due parole, cominciamo con lui, sarebbe importante. Presidente, President, I'd like that you can speak about... Okay, thanks a lot, the floor is yours. Poi ci scaldiamo e andiamo avanti con un modo di interrompere un po' più facile e direi divertente per tutti voi. Grazie. Buongiorno. Sorry that I'm not speaking Italian. I was understanding most what I heard, so that I'll try to react on that. So I have a few key messages for this 60th anniversary of the Rome Treaty. And I think that first message is really strong and important. So we need to be proud of all the achievements that based on that treaty Europe and Europeans have been able to achieve. We think about peace, prosperity, solidarity, cohesion in Europe. So Europe today is totally different for our hundred millions people so who are enjoying of this progress. And I think especially on many of the countries which did not play that important role on the European civilization, European culture, being now and organizing this role, I think this is the only right place to have this, not only due to that the original treaty was signed here, but we need to build the European future of the culture. Culture and knowledge of the people. Motivation, strong enthusiasm towards learning and making new things to happen. So this is my first message. But the second message actually is that the different concrete achievements, they did not come as such. Today's young generation, many others as well, through the populism movements, they think that this is an easy task, what we've been able to accomplish in Europe, thinking that many of these new developments are taken as granted. So the open borders in Europe, think especially with respect to universities, the big collaboration on research and development, European funding for new developments through the partnerships, or especially when we think about the young generation, the Erasmus program, the exchange opportunities to go to study abroad, really to get to understand the different cultures, different practices in many parts of Europe. So this is totally different from the time when the treaty was signed. But then as well, we need to take, and this is my next message very strongly, so Europe is not, and especially EU, is not an abstract concept. Each of us is Europe. Europe
belongs to each of us, each European, not to some institutions only. Oh, institutions are important, structures are important, and from that I understand very well the structure of the white paper recently published by the Commission and by President Juncker putting forward these five scenarios for debating across Europe. But I want to say that we don't agree on any of those five scenarios. We want to create something more, which is much stronger based on what we call the bottom-up approach. Bottom-up movements where the cities and regions, or many countries, it's city-driven regions, they play a crucial role in creating favorable conditions for knowledge creation, for speeding up change, on taking new elements, latest scientific knowledge, practical approaches, practical achievements, and through them answering, tackling the societal challenges. And this means really that the future of Europe, we need to be ready to renew. We need to be ready to renew. And in our day, we just had 2 days ago at the plenary meeting of the Committee of the Regions. Plenary means 350 members coming from all parts of Europe, democratically elected representatives, practically mayors, regional presidents, councillors, who are then further on being elected to represent their region in this assembly officially based on the treaty. Not Treaty of Rome yet, but later on in the early 90s, 25 years ago, the Maastricht Treaty took two important elements to the European decision making. First, the treaty included the concept of EU citizenship. So European citizens were taking strong on that, and it's now taken 25 years that I think that it's time to understand deeper what the citizenship, European EU citizenship really mean. And that is closely linked to the second new aspect that became through the Maastricht Treaty, and that was the establishment of the Committee of the Regions as part of the EU democracy. So as I said, 350 members and another 350 alternates, altogether 700 members who come to different meetings, mainly in Brussels, but annually we organize part of our meetings and conferences all around in Europe as well. And now we have moved to when we are building the future of Europe. So we took and got the challenge from European Council President Donald Tusk. He challenged us last fall that could you, the Committee of the Region, be organized a lot more collaboration on a local and regional level with different events where we are listening to the people, we are challenging them to deliver. So you and the others to deliver your proposals, what you would like Europe to do and EU to do for you, but on the other hand, look the other way around as well. So what is your perspective, what you can do, what every EU citizen on their own role can bring to the other citizens in Europe, so your role as well, and that's important. So as well, and that's kind of two-way dialogue, listening to the messages and then taking those messages, delivering them further on, and then developing an co-creation process. And what does that mean in concrete action? And that is one of the key messages in renewing the EU decision-making processes. We need to do much more with respect to this. So change, in a way, as I quite often said, so why don't we think that Brussels and that sense of the discipline could turn much of the thinking the other way around. So thinking that the EU is more the bottom-up activity, so it means that our locally elected mayors, presidents, regional councillors, so they need to operate more because they know the local needs. Needs differ in different parts of Europe,
and then their role is then to collaborate, create something new, these new concepts, and take those further on. And that's what we call our concept, what we have this reflecting on Europe from the regional and local perspective. This year, Committee of the Regions, we are organizing at least 100 different events locally. We call them either dialogue, citizen dialogues, or in quite many cases as well called town hall debating. So have our mayors to stay there and give their addresses, but much really moving on to listen to the people and being able to react. And now, today, practically already started many of the activities for the Rome 60 years anniversary. Yesterday, I was as well participating on behalf of all the cities and regions in Europe. I was participating on a special digital day, the meeting of the ministers who are in charge of their countries in the member states of the digitalization. And very much talk was about how to speed up this the positive elements of this change, how to be the change engines in a way. And that brought up the issues of industrial renewal, how the both the large companies, but especially small companies, can be the engines for growth, but not whatever growth, sustainable growth, as we always stress heavily. So it needs to have these ecological, economical, and social aspects strong on that growth. But it was as well yesterday was looking how we can really have developed further the broadband aspects and broadband access in all parts of Europe so that everyone who can and who wants to have an access can have that, meaning that they can always be integrated to collaborate with other through social media, through the best available knowledge sources that are already available through the universities and other actor groups. This means yesterday very much was focused as well on the mobility, so how to move our transport system to be more sustainable, having more positive impact on climate change, not the negative polluting aspects and so. So how the public transportation needs to be developed, how that the private cars, bicycles and other instruments can be moved to be stronger on that, especially meaning that we can move to electric buses and rail systems throughout the Europe, so being better connected. And then an additional element yesterday as well, what does the latest knowledge means for skills and competences? How the schools and universities are more really changing their kind of focus to be the places for learning. So learner-centric activities instead of more lecturing and teaching. These elements were there much more in detail, but I think this just gives the idea that this the ceremonies here in Rome are very much inventing the future as well, not only celebrating what is in the history or what are the challenges, not only recognizing the challenges we are facing today. And I think that therefore these activities are so important. We need to show our solidarity, and we need one of our key messages that the better Europe comes only when we do more partnerships on one hand individual level or the communities of practice, practices, these communities at different locations in Europe, they will collaborate, but as well cities are really doing more together. That kind of way that we can operate. The future will be built more on ecosystems, so it's the ecosystems of people, and that's why this future is strongly being built from the bottom up. So that's my clear message. The strongest message is more future is and will be built on bottom up. And that's why
that is very much more citizen-centric future for Europe. Thank you very much. Presidente, grazie. Invito a restare in schermo, please. Nel frattempo invito, perché so che è arrivata Alice Line a accomodarsi nel banco. Non vorrei creare una separatezza tra, diciamo, la società legale europea e voi, ma diciamo è per praticità. Adesso mi presento, sono Roberto Santaniello, sono un facilitatore, gelataio facilitatore di questa oretta e mezza che passiamo insieme, non sono solo fortunatamente, adesso vi presenterò chi ci aiuterà in questo dibattito, che deve essere un dibattito, soprattutto visto che cari ragazzi siete stati invitati ad arrivare un po' più vicini al palco, perché lo spazio è per voi. Cioè, abbiamo ad esempio due rappresentanti autorevoli di due istituzioni che sono più vicine ai cittadini, il Parlamento Europeo e il Comitato delle Regioni, e io stesso lavoro alla rappresentanza della Commissione Europea d'Italia, quindi rappresento un'altra istituzione che lavora per l'Unione Europea, e il titolo della sezione di oggi, di questa sezione, che oltre a essere un mio amico personale, buonasera, è un giornalista televisivo, lavora per la 7, ha lavorato per la 7, ora ha scoperto il mondo della comunicazione digitale, anch'io lo sto cominciando a scoprire anche grazie a lui. Che non vuol dire che passo le giornate su Facebook. No, non dire questo, sì. Peraltro non so se hai già dimenticato, c'è una locandina che segnala che è sul nostro sito della rappresentanza in Italia una pubblicazione dal titolo L'Unione Europea in Italia. Faccio anche la valletta quando serve. Grazie Leandro, che in realtà non è altro che riproporre un prodotto che elaborò Pierluigi Odato nel 2007, nella parte del precedente anniversario dei trattati, della firma dei trattati di Roma, che è un modo per far capire a tutti coloro che avranno la curiosità di leggerci che esiste, malgrado tutto, tanta Europa in Italia. Pensate all'Istituto Universitario Europeo, pensate all'Agenzia per la Sicurezza Alimentare di Parma, pensate al Centro Comune di Ricerca di Ispra e alle rappresentanze in Italia, ai CDE e agli Eurodire, cioè tutta quella Italia europea che lavora per gli italiani e per gli europei, che spesso viene dimenticata, cioè non solo leggi, non solo opportunità, e che naturalmente direte non solo vincoli, non solo risultati, ma una comunità di donne e di uomini che non ti aspetti, ed è questo che volevamo fare. Prego. Niente, posso farti una domanda, ma questa foto dove l'avete fatta? Cioè, quante persone avete trovato qua? Beh, la foto che da lontano è una foto fatta al cinquantenario, sì. Chi conosce Bruxelles, dunque no, questa è un 60 fatto di persone, e l'abbiamo fatta con un bravo ingegnato. Ecco, la questione è questa, l'Europa sicuramente gli italiani non sono scettici, lo dicono i dati, vogliono che Europa cambi, quindi mi piacerebbe che questa giornata fosse anche un po' una riflessione, cioè più che dei piccoli monologhi, io inviterei, se si può, le persone che parlano, te Roberto in primis e tutti gli altri, a fare un dialogo anche con voi, cioè con noi. Quindi se siete d'accordo, qualora lo vogliate, e sarete tra un po' obbligati se non lo farete autonomamente, intervenite con delle domande, ma anche 20 secondi, per capire quali sono le riflessioni che possano portare questa Europa a dare un benessere sociale. Quindi io torno, mi aggiro qua intorno, se qualcuno vuole parlare magari mi avvicino, e se non si capisce intervengo ancora, guarda un po' che rompi scatole. Questo è il gelataio non istituzionale. Esatto, io sono gelataio un po'. Datevi una mano se avete voglia di chiedere delle cose, anche per posso fare anche il vostro portavoce, però intanto andate avanti normalmente, rompo le scatole più tardi. Allora, detto questo, quindi taccio eccetera, voglio dire che abbiamo invitato tutta una serie, e sono previsti tutta una serie di interventi, di persone che, scusate, io non conosco personalmente, chi
visto o invitato naturalmente, e quando sapete che siete inseriti in questo volantino molto ricco e valorito, segnalato e presentatevi, perché il non bravo presentatore non vi conosce. Allora Leandro, io comincerei con te e soprattutto comincerei con qualcuno di voi, se ha per esempio delle domande, delle curiosità per il Presidente del Comitato delle Regioni o per il Parlamento Europeo. La platea è vostra. Allora, la platea è nostra. Nel frattempo, visto che c'è un po' di timidezza, mi pare di capire come sempre succede, ma come sempre succede, tra poco sarà un disastro perché tutti vorrete parlare. Volevo chiedere una cosa, poi decidete voi chi vuole rispondere. Un anno fa l'ISTAT diceva che l'83% degli italiani voleva l'Europa. Doxa, sondaggio uscito ieri o forse addirittura oggi, dice 76%, ottimi risultati rispetto all'euroscetticismo che si legge in giro, però caspita, abbiamo perso un sacco di punti qui. Allora, perché e da che cosa bisogna ricominciare? Quindi cominciamo subito ad andare oltre l'autocelebrazione. Fai tu, Roberto. Diciamo, il sondaggio l'abbiamo fatto in Italia, ma credo che voi dovete tranquillamente facilitare il compito. Let me just say that I think that each of our member states has a lot to offer on this new development, because the beauty of Europe is the diversity. So take Italy as the best expert on the strong cultural civilized history, and what can we do if we think about how much has been already achieved, and so and now when the flow of knowledge is much faster than in the past. So all these, when we combine the knowledge from different sources and the experience of the people, so I think that fits best for what Europe can do and Europe can offer to the rest of the world. We need to be experimenting more. We need to be kind of piloting and testing and then scaling that up to be applied in different circumstances. And I think this diversity and this cultural value of Europe, so that is something that we need to do. And it's linked so that we need to be able to take a stronger responsibility in Europe, especially if we think about the climate change and all these societal challenges. That's why I encourage that we need the contributions from so many of the people, and it needs to be people-based, citizen-based activities more and more. Mi sentite? Sì, bene. Anzitutto grazie dell'invito, grazie al Movimento Europeo per aver organizzato questo momento di riflessione, di confronto in giorni che sono importanti, almeno per ogni sano europeista, federalista. Dunque, qualche giorno fa ci sono state le elezioni in Olanda e si diceva che qualcuno avesse tirato un grande sospiro di sollievo perché in qualche modo il risultato di Wilders è stato al di sotto delle aspettative, si è attestato su percentuali più basse rispetto a quanto ci si potesse aspettare dagli ultimi sondaggi. Ecco, in realtà parlandone con alcuni amici olandesi soprattutto, ne è emerso un quadro comunque preoccupante, no? E non va data una lettura in qualche modo semplificatoria o autoassolutoria di quel risultato, perché il grande risultato di Wilders, e questo succede anche in tanti altri contesti europei dove spingono forti i venti delle forze euroscettiche, delle forze xenofobe, il risultato è stato quello di spostare il dibattito, in questo modo spostare anche le posizioni, la retorica, i linguaggi di chi in realtà le elezioni le ha pur vinte. Ecco, allora il rischio non è soltanto di vedere l'affermazione politica, elettorale di queste forze, ma anche di come queste incidono sul dibattito. Io me ne accorgo moltissimo, soprattutto perché in Parlamento lavoro in alcune commissioni, come sapete, quella dove sto lavorando di più in questa fase è la Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, dove mi sto occupando proprio in questi giorni della riforma del regolamento di Dublino, che forse conoscete. Si parla quindi di asilo, di immigrazione, di quei principi di solidarietà e di equa condivisione delle responsabilità.
delle responsabilità tra Stati membri, che già stanno scritti nei nostri trattati, agli articoli 78 e 80, eppure sono così traditi tutti i giorni da un'Unione Europea in cui 6 Stati membri su 28 affrontano da soli l'80% delle richieste d'asilo che arrivano in tutta l'Unione. Ecco, sul tema migratorio, più che su ogni altro, si vede veramente questo spostamento verso destra della retorica, questo spostamento, smottamento, anzi, verso toni apertamente razzisti. Leggevo qualche giorno fa anche delle notizie su episodi anche di violenza sempre più feroce, e questo non solo purtroppo in Italia ma anche in altri paesi. Ecco, questo per dire che sicuramente il dibattito in questo momento è aperto. Io credo che il motivo per cui ci sia disaffezione nei confronti dell'Unione Europea sia molto comprensibile. Sia molto comprensibile perché è come se questo disegno o il settore sia rimasto incagliato a metà, nella mancanza di coraggio di farla davvero questa Unione Europea. E ci sono dei precisi responsabili politici, guardate, io mi infiammo ogni volta che sento parlare degli eurocrati, dei burocrati, no? Io l'ho cercato a lungo nei corridoi di Bruxelles, non esiste il grigio burocrate che decide sopra le nostre teste. Ogni decisione è stata presa da Commissione, Consiglio e Parlamento. Nel Consiglio siedono i nostri 28 governi nazionali, ahimè forse presto 27, e nel Parlamento europeo i 751 rappresentanti eletti dai cittadini nei 28 Stati membri. Quindi anche quelle decisioni che ci vengono passate più per tecniche, in realtà sono estremamente politiche. L'abbiamo visto così tanto in questi anni di crisi nera dell'Unione, dei suoi principi e della solidarietà tra Stati membri, questa crisi che è una mancanza di fiducia tra paesi partner, essenzialmente. Allora, se guardiamo, e non voglio dilungarmi troppo perché vorrei appunto sentire le vostre domande e sollecitazioni, però se possiamo provare a banalizzare, a riassumere in una riga quello che è successo, è che essenzialmente il saldarsi di una crisi politica istituzionale, di cui possiamo rinvenire le tracce nel momento in cui è stato affossato il progetto di Costituzione europea, e poi avanti, quando questa crisi politico-istituzionale si è saldata intimamente con la crisi economico-finanziaria a partire dal 2008, quello che è successo è che i caratteri di egoismo dei governi nazionali, dell'incapacità di visione comune, si sono ulteriormente accentuati. Questo ha impedito di mettere in pratica quelle soluzioni comuni europee alle grandi sfide che ci troviamo oggi, che sono tutte europee e globali, poi se volete su qualcuna possiamo approfondire, ma da quella climatica a quella delle migrazioni che ho già citato, alla sfida della giustizia fiscale. Non possiamo tollerare paradisi fiscali dentro l'Unione Europea, non possiamo tollerare una sfrenata competizione fiscale tra Stati membri che appartengono alla stessa Unione e che ci costa, si dice, fino a 1.000 miliardi di euro l'anno. Ci si pagavano 3 piani Juncker con quella cifra lì. Allora, queste 3 sfide, quella della dimensione sociale dell'Europa che manca così platealmente, è ovvio che ai cittadini serve una risposta forte, servono motivi, non solo conoscenza, che è il titolo di oggi, non solo maggiore conoscenza di cosa vuol dire cittadinanza europea e di quali sono i diritti ad essa correlati, ma serve proprio uno scatto in avanti di orgoglio a completare questo disegno che è rimasto incagliato a metà, perché non possiamo pensare di vedere l'Unione Europea camminare su una gamba sola se insieme non costruiamo l'altra gamba, quella della piena integrazione. Non c'è bisogno di nessun euroscettico che ci venga a dire che così l'impianto non può funzionare. Mancano dei pezzi, mancano delle parti e vanno con coraggio costruiti insieme, capendo che oggi, in un mondo così interconnesso, non ha senso più parlare di sovranità nazionale. La sovranità ai cittadini si può restituire solo recuperandola allo stesso livello a cui ci chiedono le sfide di oggi di agire, allo stesso livello a cui i poteri di oggi si muovono. Questa è la grande speranza e credo che sia anche il senso della grande mobilitazione popolare di oggi e di domani. Io vorrei intanto far intervenire le persone che è previsto che parlino, per esempio Olimpia Troini, Presidente Alternativa Europea. È pronta? Sì, è un po' così, oggi è un dibattito aperto. Chiederei a tutti, quindi anche alle altre persone con cui ci siamo confrontati, di fare comunque un intervento legato a quello che stiamo dicendo, cioè vorrei che questa giornata, queste 2 ore insieme vengano seguite molto bene, quindi se avete domande, ripeto, potete farle. E quindi a Olimpia, che tra l'altro è molto giovane, e quindi si parla di giovani, e quindi la cosa è assolutamente utile, chiederei qual è, mi sembra molto chiaro,
sappiano che tutti abbiamo bene in testa quali sono i problemi dell'Unione Europea, abbiamo parlato di immigrazione, di benessere sociale e di economia. Qual è la ricetta secondo lei? E ovviamente quello che già aveva previsto di dire senza che io le rovinassi tutto con le mie domande, però è importante che sia un dibattito che prenda un po' tutti, prego. Allora ringrazio il CIME per aver organizzato questa maratona per l'Europa, che non a caso si chiama Cambiamo rotta all'Europa, perché non si tratta di un momento semplicemente celebrativo, ma ci deve servire per elaborare delle idee che servono davvero a creare un'alternativa a questa Europa, un'alternativa che ovviamente, come voi sapete, per noi già c'è, non a caso insomma chiamiamo sempre in causa e tendiamo verso l'orizzonte degli Stati Uniti d'Europa e continuiamo a credere che una prospettiva di questo tipo, pure nelle difficoltà attuali, continui ad essere possibile. Allora io quello che ho detto qualche giorno fa, sono intervenuta a un'assemblea dove abbiamo presentato un rapporto, I Millennials e l'Europa, era uno studio realizzato dall'Istituto Cattaneo che prendeva in esame la percezione dei sistemi politici interni agli Stati membri in varie nazioni europee, ma prendeva anche in esame, diciamo, la generazione millennial in quanto generazione europea. E quello che ci tengo a dire anche oggi è che secondo me sono innanzitutto i giovani oggi ad avere la necessità di elaborare una visione condivisa sul futuro dell'Unione Europea, perché è chiaro che il nostro orizzonte, il nostro spazio politico è quello dell'Europa. Ed è anche chiaro che se veramente non elaboriamo una visione condivisa su che tipo di Europa vogliamo da tra 20, 30, 40 o 50 anni, ecco, non abbiamo nemmeno una bussola, un'indicazione verso dove navigare. Penso che la ricetta è complessa, perché dall'esito del vertice di Roma ci aspettiamo tutti delle novità, ma secondo me sono delle novità timide. Sappiamo e pensiamo che nel documento ufficiale, quello che uscirà dall'esito del vertice, ci sarà in qualche modo, sarà inserito il concetto di un'Europa a geometria variabile o a più velocità, quindi una cooperazione rafforzata in più settori che è già possibile a trattati in vigore. Ecco, io mi spengo e dico che questo secondo me non è abbastanza coraggioso secondo me come esito di questo vertice. Occorre che sul tavolo sia messa l'ipotesi, oggi proprio a Roma mentre discutiamo, di un nuovo progetto costituente per l'Europa. So che sto usando un termine forte, so che nessuno dei leader di governo oggi ha il coraggio in qualche modo di riproporre questo tema, e penso che appunto per questo sia la società civile, quella illuminata, quella che la pensa come noi, in particolare le associazioni giovanili, che debbano in qualche modo riportare questo tema sul tavolo. Perché è vero, tempo fa il progetto costituente sappiamo come è naufragato, ma non è detto che in qualche modo non si possa ricostruire un consenso attorno a una prospettiva di questo tipo, soprattutto nel momento in cui l'Europa entra più in crisi. Per esempio, che mostra l'impotenza di fronte a certe sfide, che mostra l'incapacità di funzionare rispetto a certe cose. Io mi scaglio spesso come altri federalisti contro per esempio il diritto di veto, perché ecco, qualsiasi proposta oggi a livello europeo può essere bloccata in Consiglio solo perché uno degli Stati membri non è d'accordo, e mi scaglio anche contro in qualche modo l'impotenza dell'Europa a far rispettare le decisioni che si prendono in seno al Consiglio europeo. Per esempio, abbiamo seguito tutta la vicenda, la dottoressa Schlein prima ne parlava, sull'immigrazione. Sappiamo che a un certo punto si è deciso a maggioranza qualificata in Consiglio di redistribuire delle quote di rifugiati già dentro l'Unione Europea tra gli Stati membri. Questo avrebbe permesso di condividere la responsabilità dell'accoglienza tra tutti i 28 e quindi di non gravare eccessivamente o di alleggerire comunque gli Stati in prima linea. Ecco, se non ricordo male, quella decisione non è stata rispettata da alcuni Stati membri, giusto? Hanno detto no, noi non vogliamo accogliere quella quota che era stata calcolata e poi... Ecco, cosa è successo lì? Io non ho più saputo nulla, penso che non sia successo niente. Ecco,
questi sono i meccanismi sui quali si deve andare ad incidere per permettere a un'Unione Europea di funzionare. E poi tante volte amo ricordare anche questo aspetto. Se pensiamo che l'Europa oggi come bilancio proprio più o meno ha solo l'1% della ricchezza prodotta dai suoi stati membri annualmente, come pretendiamo che l'Europa poi possa offrire soluzioni concrete alle sfide alle quali si chiede che essa risponda e che sono sempre più complesse? Ecco, se non andiamo a fare un vero ragionamento sull'architettura istituzionale in prospettiva dell'Unione Europea, io penso che in effetti il rischio della disgregazione sia reale o comunque di un lento naufragio e declino di questa Unione Europea. È proprio per questo, ecco, che chiedo ai giovani in prima persona, e lo chiedo attraverso il mio impegno politico e anche la mia presenza qui, di impegnarsi affinché una prospettiva per un'Europa diversa sia e si renda possibile. Vi ringrazio. Grazie moltissimo, grazie. Roberto Giro per capire se qualcuno ha delle domande. Per esempio, ecco, qui abbiamo già una domanda, bravissimo. Spezziamo un po' il ghiaccio. Eccolo. Buonasera, Giro. Dice una domanda, se vuoi. Intanto diciamo invece a Giulio Raimondo del Foro Nazionale di prepararsi, okay. Magari risponda a Giulio. Vieni. No. Ti chiederei di alzarti e di dirci chi sei e qual è la domanda. Allora, rivolgo direttamente in inglese, visto che è il presidente Marcula. So President, I'm speaking as a youngster, being under 35 years of age. I'm happy also to be a representative of ALDA, the European Association for Local Democracy, also part of the Committee of the Regions and the COLAB and ALEN Committee in particular. What we heard earlier on was a lot about citizen participation, about bottom-up processes to involve citizens in defining what Europe they want. My question and comment is the following. First of all, we do welcome the Council's President's statement and the involvement of the Committee of the Regions for the citizens' dialogues. What my question is, whether or not this, initiative probably came a bit too late, in the sense that when we have to talk about participation and involving citizens, probably we should reflect on it, not always too close to the elections and not only too close when we see that Eurosceptic movements are growing. And second thing, shouldn't we probably think of a more, coherent participation policy on how we involve citizens at the European level in the decision-making process? In the sense that there are already instruments. I mean, I'm thinking of the European Citizen Initiative, I'm thinking of programs such as Europe for Citizens. There are tools. The problem, unfortunately, is that these tools seem to be not the priority. So probably isn't this the moment when we should really put citizen participation at the top of the agenda at European level? And whether or not instruments that, by the way, local and regional authorities do use and see as very strong tools probably should also be strengthened. So thank you in advance for your question, for your answer. Thank you. I fully understand first your reactions and your targeting is excellent. I think that on one hand the timing is right perfect at the moment. We have, as a result of last summer, UK referendum. So now everyone is realizing that Europe needs to be ready to change. But what way? What are the main avenues for the new, more bottom-up and more citizen-driven activities? So this is the time to think about those. Not only think, because now when what we have heard from the UK that Brexit is Brexit,
And we are very strongly then saying, on the other hand, that the European Union is European Union. We want to make this European Union a stronger and better place to be, but it cannot happen only if we in general change the structures. And that's why we need to think about these communities of practice, these ecosystems on the local level, what can be done there. And then build the EU financing instruments targeted more on these changes, as I think you and a lot of the people know that in the EU we have a certain kind of frame for the budgeting, seven years as always, kind of frame where the money and what ways, what instruments are used on that, including cohesion funding, put the targets on that, so how to have this solidarity, increasing the development in the less developed regions. They're getting more of the EU funding than those who are already more advanced. But we need this collaboration of the best practices. And that's why now timing is really perfect to have this discussion. And it's not the discussion of a couple of months only, but it needs to go a couple of years, unfortunately, so these changes don't come that fast. So I would just encourage that, and that's why we are as well, we are calling for what we call under forerunner cities and regions, or pioneering cities and regions, who are doing more, who are eager to look more on how their own local governance is organized, how they will contribute along with some of the other cities who are in. Let's take an example of health and e-health situation, digitalized health developments, taking that faster in active use and helping the others and getting the practices how to renew the healthcare system. Or take whatever industrial sector, so that can be done in a way, in a lot in the same way. The solutions do differ because we have different local circumstances in different parts of Europe. But it's really time to learn from that. This is a huge learning process for Europe. And linking this, what we have heard from my nice colleague here, so it's kind of a constitutional process, but I'm not so sure if I can get myself with our members, if we can get the Prime Minister's understanding that we need to renew the European Constitution, or the European Parliament to understand that, but we need to do that more in the practical terms so that the results come faster than through the normal constitutional process. And that will change. So when we then, after 10 or 20 years, when we look back, so I hope that the Rome 60 years anniversary was a turning point for this new development. Tanto volevo ringraziare GFE per averci invitato all'iniziativa, averci dato l'opportunità di condividere con voi questa riflessione che, come la formulazione dei giovani, ho preparato. Vuole essere un po' critica come le riflessioni che mi hanno preceduto. Celebrazione dei trattati europei di Roma, parole o fatti concreti? Le celebrazioni e manifestazioni di ricordo dei trattati rappresentano l'anima spenta e poco incline alla riflessione profonda su quelle che sono le vere ragioni del perché il progetto di integrazione europea rischia di arrivare al capolinea. La ricorrenza non può essere un esercizio utile, può essere un esercizio utile per due motivi però. Il primo, perché ricordare rinfresca la memoria dei fatti salienti e delle motivazioni di un percorso storico al quale si è giunti dopo anni di negoziati portati avanti dalle persone che all'epoca avevano responsabilità istituzionali. Il secondo motivo riguarda il ricordo di un periodo e di un contesto nel quale quei trattati furono siglati. Parliamo di un continente, quello europeo, che deteneva indici di crescita e di sviluppo e di fiducia complessiva sul futuro superiore a quelli di oggi. Allora era il tempo per dettare le nuove linee, le nuove linee guida su una politica agricola e commerciale comune, su una politica dei trasporti e della circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, aperta ma anche sulla creazione di un fondo sociale europeo per una maggiore coesione sociale dei diversi territori di cui l'Europa era composta. Immaginate le differenze tra le varie regioni europee di allora e paragonatele a quelle di adesso. Di sicuro nei decenni
che ci separano da quegli anni, le caratteristiche e le condizioni di quei paesi oggi sono cambiate in positivo. Infatti complessivamente è migliorata la condizione di molti paesi che via via si sono aggiunti nel percorso di integrazione guidato dai quei principi previsti anche dai trattati di Roma. Ma vivendo questi anni ruvidi e tortuosi e non volendo adagiarsi sulla curva dei ricordi, non è ammissibile che si stia mancando l'occasione vera per un nuovo patto di rilancio e di integrazione per gli attori pro tempore delle politiche europee nazionali. Secondo il dibattito di questi giorni sembrerebbe così: nessun nuovo percorso condiviso per un rinnovato trattato europeo, magari trattato di Lampedusa, che guardiamo una Europa più sociale e inclusiva, dei diritti e dei cittadini, nessuna presa di posizione netta e comunque per la risoluzione della crisi internazionale ai confini del perimetro di interesse delle nazioni europee, nessuna reazione decisa alla delegittimazione in corso da parte del nuovo Presidente degli Stati Uniti al progetto di un solo Stato europeo, federale, ma unito negli interessi internazionali e nelle sfide globali. Al momento questa ricorrenza dei trattati di Roma ha prodotto solo timide parole e pochi fatti concreti sul rilancio di questa Europa. Per essere chiari, proprio questa Europa non può solo autocelebrarsi o guardare alla generazione Erasmus come l'unico pilastro sul quale poggiarsi. Una volta che tutti i giovani europei, ma ancora non è così, avranno fatto un'esperienza Erasmus, sarà necessario per loro trovare o crearsi un lavoro, un welfare al passo con le esigenze dei tempi, delle politiche creditizie più flessibili e aperte, con una qualità della vita migliore. Il rischio apparente è che si limiti soltanto magari ad organizzare qualche altra tripla ricorrenza. Il rischio concreto sarà quello di trovarsi sempre più soli e impreparati alle sfide degli anni che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie. Posso dire una cosa? È il perfetto, questo discorso molto critico è la perfetta, diciamo, il perfetto annuncio di quello che vorremmo mostrarvi tra qualche secondo. Roberto, che facciamo? Facciamo rispondere il Presidente o andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, perché so che ci sono tra Nicolò e Rachele, eccoli lì, che hanno fatto una cosa molto interessante. Allora chiedo innanzitutto a tutti degli interventi molto brevi, così facciamo parlare tutti. Preannuncio che tra un pochino il Presidente Prodi, che abbiamo il piacere di avere con noi, risponderà anche alle vostre domande, quindi preparatene di brevi. Fede, pensate subito di leggere, Fede, prima dovete spiegarmi, dovete spiegarci chi siete, che fate qui, Teatro di Lecce, 26 aprile, che succede? Tanto benvenuti. Siamo due ragazzi, io sono Rachele Mandara, lui è Nicolò Pica, siamo due studenti che studiano teatro da un paio di anni e l'anno scorso, che poi insieme al senatore Maritati abbiamo fatto una performance teatrale sulla tematica europea che abbiamo chiamato Processo d'Europa e siamo qui per fare un breve monologo, un breve dialogo. Diplomatici, cioè processo, no? Viva l'Europa, del processo all'Europa. Di fatto era stato un vero e proprio processo con tanto di accusa, con tanto di difesa e di sentenza, in seguito ad una lunga serie di, insomma, di incontri accademici per una migliore comprensione della struttura formale europea, perché come si fa a parlare di Europa se prima non la si conosce, giusto? Chiaro, ma ve l'aspettavate di dover fare questo processo all'Europa davanti a un importante ex presidente della Commissione? No. Beh, potete anche essere falsi, dire sì non è un problema. Quanto dura? Quanto sarebbe stato 3 minuti e mezzo? Sì, si sono calcolati, quindi 3 minuti e mezzo, attenzione, poi iniziamo anche con le domande, ci sono altri interventi, sono preparatevi perché vorremmo coinvolgervi. Nicolò e Rachele si meriterebbero anche un applauso, di coraggio perché stanno un po' timidi, eh? Nella prima guerra mondiale ci sono stati in Europa 9 milioni di morti. Poco, se li paragoniamo ai morti europei della seconda guerra mondiale. Escludendo pertanto le perdite umane nella guerra del Pacifico, abbiamo 41 milioni di morti. Non sono sicuro se il computo tenga conto anche dei 6 milioni di ebrei e dei 2 milioni di zingari massacrati nei campi di sterminio nazisti. E in tal caso la cifra salirebbe a 49 milioni. Ma ricordo che l'Europa ha cominciato faticosamente a formarsi come complesso di popoli, ciascuno con un dialetto e poi con una lingua nazionale diversa, sin dalla fine dell'impero romano. E in questo decorso di secoli ci sono stati massacri ininterrotti.
L'avrete studiato a scuola, dalle invasioni barbariche alla guerra dei 100 anni. E poi la guerra dei 7 anni. La guerra dei 30 anni. E poi la guerra di religione. Le guerre di successione. Il sacco di Roma. Sino alle guerre napoleoniche. 4 milioni di morti. E solo a Waterloo, tra francesi, inglesi e prussiani, alla sera giacevano sul campo 41.000 cadaveri. Voi, per fortuna, non sapete cosa sia una guerra. Vuole dire attendere la notte che ci cade una bomba sulla testa? Oppure, come accadde a mio padre, assistere alla distruzione di una scuola elementare, dove sotto un bombardamento sono stati sepolti vivi tutti i bambini. O, come è accaduto a me, patire il freddo, la fame in una campagna dove eravamo sfollati, vedere all'orizzonte i bagliori del bombardamento sulla mia città, senza sapere se mio padre era ancora vivo, ed averlo saputo solo 3 giorni dopo perché erano interrotte le linee telefoniche. Non viaggiavano più treni e mio padre ci poteva raggiungere solo in bicicletta il sabato, attraversando 2 posti di blocco, uno fascista e uno partigiano. Con 2 lascia passare in tasche diverse e stando molto attento a non sbagliarsi in tasca. Oppure vi sarebbe potuto accadere, come invece è accaduto a molti dei vostri nonni, di essere mandati a morire congelati nella neve russa portando solamente scarpe di cartone compresso. O ridursi a un acciughero a campo di concentramento. Se si era fortunati non si finiva nelle camere a gas. Voi per fortuna non sapete cosa sia una guerra. Voi siete figli di 70 anni di pace. Forse la pace vi annoia e per questo vi fate le canne. Ma se non ci fossero stati questi 70 anni, voi forse non sareste nati. Oppure sareste morti a 7 anni giocando fra le macerie e inciampando in una mina inesplosa. E invece molti di voi possono non solo vivere in pace a casa loro, ma tentare l'avventura del programma Erasmus e sperimentare come si vive e si studia in altri paesi. E perché voi godete di questa fortuna? Perché delle persone illuminate che si chiamavano Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Robert Schumann hanno capito che non solo per necessità politiche ed economiche, ma anche per profonde ragioni di unità culturale, si doveva riconoscere il nostro continente come una patria comune, anche se oggi l'Europa parla 24 lingue. Tutte le culture europee sono state influenzate da Dante e da Shakespeare. Il quale dal canto proprio si ispirava alla novellistica italiana. Quando andate all'opera o a un concerto di musica classica, se ci andate, di solito non vi chiederete a quale paese appartenessero Verdi, o Beethoven, Mendel, o Mozart, o Vivaldi, o Chopin, la vera o De Falco. Godete la musica come qualcosa di comune a un intero continente. Ne possiamo dimenticare che i fondatori degli Stati Uniti hanno concepito la loro civiltà nascente sull'esempio di quella europea. E hanno costruito templi e palazzi sul modello del neoclassicismo italiano, francese e inglese, mentre molti campus universitari americani sono interamente neogotici. Perché i loro fondatori hanno inteso il sapere come eredità che veniva dai loro antenati europei. Ecco cosa sta alla base dell'identità culturale europea. Un lungo dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e teatrali. Niente che si possa cancellare nonostante una guerra. E su questa identità si forma una comunità che resiste alla più grande delle barriere. Quella linguistica. Ma davvero la barriera linguistica è così drammatica? Ho sempre parlato del valore sessuale del progetto Erasmus. Sì, moltissimi universitari vanno a passare un certo periodo all'estero e poi si sposano laggiù. Il che vuol dire che entro 30 anni potremo avere un'intera generazione di bilingui. E si parla sempre più di plurilinguismo. E il plurilinguismo non vuol dire solo saper parlare molte lingue. Esiste anche un plurilinguismo moderato e passivo, per cui anche se non si sa parlare una lingua, si riesce in parte a capirla. E ci si potrà sedere intorno a una tavola a cena, dove ciascuno parla la propria lingua. E gli altri riescono comunque ad intenderne qualcosa. Sogno un'Europa plurilingua. Sogno un'Europa di tutti. Sogno un'Europa democratica e limpida. Sogno un'Europa unita e sincera. Sogno un'Europa che lotti per la collettività. E non per l'interesse dei pochi. Verrà un giorno in cui non vi saranno campi di battaglia al di fuori dei mercati che si aprono al commercio e degli spiriti che si aprono alle idee. Verrà un giorno in cui le pallottole e le bombe saranno sostituite dai voti, dal suffragio universale dei popoli, dal venerabile arbitrato di un grande senato sovrano. Verrà un giorno nel quale l'uomo vedrà questi due immensi insiemi, gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti d'Europa, posti l'uno di fronte all'altro. Tendersi la mano al di sopra dell'oceano, scambiare fra loro merci, prodotti, artisti, scienziati. Dissodare il mondo, colonizzare deserti, perfezionare la creazione sotto lo sguardo del creatore e riunire, per il benessere comune, le due forze più grandi. La fraternità del genere umano e la potenza di Dio. Non ci vorranno 400 anni per vedere quel giorno, poiché viviamo in un tempo rapido. Quanto progresso, quante semplificazioni.
La natura si lascia domare sempre di più dall'uomo. Le cause delle guerre si spengono con lo svanire delle sofferenze. I popoli lontani si avvicinano. Le distanze si accorciano. L'Europa deve respirare con due polmoni, quello del nord e quello del sud. Speriamo che anche l'Europa non decida di cancellare le province. Non vorrei che sparisse l'Italia. Italia fuori dall'euro. Cadremo nel baratro. Ma per un attimo ci sembrerà regolare. L'Italia vuole uscire dall'Europa, il Veneto dall'Italia, ma nessuno vuole uscire dalla casa del grande fratello. In Europa un giovane su quattro è disoccupato, gli altri tre invece sono disoccupati in Italia. L'Europa, una tragedia greca. Non è più colpa di Conte, Russo, Mosca, di prima, so il Papa, Dio, è sempre colpa di Bruxelles. Una guerra fra europei, una guerra civile. L'Europa è il futuro, qualsiasi altra politica del passato. L'euro è una splendida idea, ma lo era anche il comunismo. Ci sono tre principali gruppi di uomini, selvaggi, barbari e civili. Europei. L'Europa non è un luogo, ma... un'idea. L'Europa non può sopravvivere senza... l'immigrazione. L'azienda fa debito con la banca. Che fa debito con lo Stato. Che fa debito con l'Europa. Fa debito con il mondo. Che deve coprire Dio. In uscita anche la nuova banconota da 50 euro. Sostituirà quella da 100 euro. La Grecia ha deciso di restare nell'euro. E la sindrome di Stoccolma. O di Berlino. Cosa sarà l'Europa fra 10 anni? La città più popolosa della Cina. Spero di non uscire mai dall'euro. Sarebbe un casino inserire nel carrello della spesa. 1936,27 lire. L'azienda fa debito con la banca. Ma per un attimo ci sembrerà di volare. Grazie, io vi sto domandando come il vostro grandioso sia stato tradotto dai meravigliosi interpreti in alto che stanno aiutando questa giornata, che ringrazio molto per la pazienza e per la loro professionalità, malgrado che stiamo lavorando come noi, un po' a vista, come succede quando una nave va e apre, entra nel mare aperto. Grazie moltissimo. Volevo chiamare rapidamente anche, adesso sto cercando il nome, ovviamente non lo trovo, ecco Andrea Chiappini che ci fa anche lui una breve comunicazione, un breve ragionamento. Sì. Lui si presenterà perché rappresenta una. Buonasera a tutti, sono il vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale per Giorgio Frassati. Ringrazio il Movimento Europeo per l'invito e ringrazio a tutti voi che siete giunti. L'Associazione Nazionale per Giorgio Frassati appunto si ispira a Pier Giorgio Frassati, al beato Pier Giorgio Frassati, proclamato beato nel 1990 per volontà di Giovanni Paolo II. Pier Giorgio Frassati, un ragazzo, purtroppo è venuto a mancare, che era veramente ancora un giovane promettente a 24 anni, che però nella sua breve parentesi in questo mondo, oltre ad essere un meritevole studente, è stato anche un ragazzo che si è messo a disposizione per la comunità. È un ragazzo che, nonostante prendesse parte di una famiglia, di una delle famiglie più importanti del Piemonte, si è spogliato, tra virgolette, dei suoi averi per appunto donarli alle persone meno fortunate. Tra l'altro è morto per una malattia che probabilmente ha contratto proprio con la vicinanza di persone malate o comunque in difficoltà, e alla tenuta di 24 anni è venuto a mancare. Quindi noi della Pier Giorgio Frassati consideriamo Pier Giorgio un giovane europeo, un faro per i giovani europei, nonostante appunto è vissuto all'inizio del secolo. Ma non solo noi lo consideriamo un giovane europeo a tutti gli effetti, anche lo stesso Francesco, che ha voluto le sue spoglie a Cracovia durante l'ultima giornata mondiale della gioventù del 2016, proprio a testimonianza di come questo giovane, questo ragazzo, naturalmente appunto deceduto, sia veramente stato un momento importante per quanto riguarda la gioventù. Noi dell'Associazione Nazionale per Giorgio Frassati vogliamo lanciare uno spunto. A nostro avviso uno dei problemi principali per i giovani dell'Europa è proprio l'integrazione dei giovani, perché analizzando appunto tutte le possibilità che hanno i giovani dei diversi paesi, al di là del progetto Erasmus, che appunto è un fiore all'occhiello per l'Europa,
chiediamo com'è possibile, come facciamo a integrare nel nostro continente un ragazzo di 14 anni che semplicemente lo studia sui libri, cos'è l'Europa, ma non capisce realmente la macchina come funziona. Forse la capirà se sarà fortunato a iscriversi in un'università, se avrà tutti i requisiti, grazie al progetto Erasmus, forse lo capirà fra, o comunque dopo, 10 anni, ma ormai avrà 25, 27 anni, a volte 30 anni, ma noi dobbiamo formare i giovani di 12 anni, di 13 anni, di 14 anni, perché poi alla fine loro saranno l'Europa del domani. E solo se riusciremo a integrare i giovani avremo realmente un'Europa unita. E dobbiamo iniziare però a integrarli oggi, non possiamo accorgerci fra 15 anni della cosa che non abbiamo fatto. Ringrazio tutti e appunto buon proseguimento di lavoro. Grazie moltissimo. Allora, volevo che tributaste un ultimo applauso al presidente Vicula che si scusa e ci lascia, e lo ringraziamo per la sua partecipazione. Non so se vuole l'ultima battuta, presidente, ma veramente grazie. Ok, let me just briefly wish all of you as well happy celebration on this 60th birthday of the EU. And it really means that we need to now take our responsibility, every one of us. We need to build a better future for Europe, not just us who are understanding the importance of the European values, but we need to be able to talk about these issues. We need to create the different avenues, create new ways for collaboration, solidarity, and the prospect of the European Europe. That means more sustainable future, more sustainable growth, and take these different aspects into account, and that will be the future, and we need to implement that together. Thank you very much. Grazie Presidente. Allora, adesso abbiamo un altro intervento che si presenta con Leandro. Grazie Presidente. E vi inviterei tanto a pensare a delle domande, visto che abbiamo la presenza di Romano Prodi, del professor Romano Prodi, e Leandro, a te. Allora sì, intanto avendo il presidente Prodi con noi, vi chiedo magari di cominciare a pensare a una domanda sull'Europa, ma anche insomma poco diplomatica, insomma cerchiamo di dirci le cose come stanno e proviamo anche a capire quali sono le ricette che ci piacciono e come vogliamo Europa in futuro. A proposito di Europa che ci piace e Europa che magari a volte piace meno, Valentino Berni dell'Associazione Agricoltori Italiana, è corretto il termine? Quasi, l'ho quasi azzeccata. Questo però è un settore che non è stato sempre d'accordo con quello che dicevano da Bruxelles, no? No. Dici due minuti, due cose, se ecco, riuscissi anche poi a trasformare il tuo intervento in un dialogo aperto con il presidente Prodi ma anche con gli altri, te ne saremmo grati. Prego. Parto da un dato semplice.